Ciao a tutti, in questo video vedremo un esempio pratico di simulazione di un circuito inserito da Mirko sul forum. Il circuito è questo che vedete. Apriamo LT Spice, eccolo qui. Io il circuito l'ho già copiato, pressoché uguale, ho solo cambiato il tipo di MOSFET, in quanto in libreria LT Spice aveva questo BSS 145, più o meno è equivalente. Ho utilizzato come un generatore di impulsi. Mi crea, diciamo, dopo un secondo mi manda il segnale a livello 1, quindi da tensione dopo un secondo, quindi simula l'interruttore che ha inserito Mirko. Ok. E come tempistica, diciamo, di simulazione, ho inserito 400 secondi, in quanto a noi occorre un timer da 5 minuti, che sono 300 secondi, quindi nei 400 secondi potremo visualizzare il grafico completo. Qui al posto del potenziometro ho inserito una resistenza che cambieremo manualmente il valore all'occorrenza. Lanciamo la simulazione. Con la sonda ci mettiamo inizialmente qui, così vediamo, ecco, l'andamento di scarica del condensatore. Se cambiamo questa scala qui, la portiamo magari a 4 secondi, giusto per vedere l'impulso iniziale. Questo qui lo mettiamo 0,5 secondi. Ok, ecco qui. Quindi tensione viene data dopo un secondo, il condensatore viene caricato e dopo lentamente va a scaricarsi. Quindi qui si rimettiamo i nostri 400 secondi. Vediamo che il condensatore, dopo facciamo la simulazione così mi sistema i tempi, dopo 400 secondi arriva due volte. Possiamo mettere i cursori come abbiamo visto nel precedente video. Vediamo che in quel punto qui ci sono due volte e uno, in partenza ci sono 10 volte. Ok. Cosa succede in uscita? Qui sul relè, vabbè, io ho indicato una resistenza, ma qui in effetti c'è un relè. Misuriamolo come corrente. Eccolo qua. E questa traccia qui blu. Quindi il relè si eccita, sta eccitato e si desecita in quel punto qui. Se noi andiamo a mettere il cursore qui, vedremo che il relè più o meno si deseciterà a, penso, 6 volte, un relè 12 volte più o meno, quindi a 300 secondi, che è quello che serviva a noi. Possiamo andare a vedere anche la tensione in quel punto qui, eccola qui. Quindi quando il MOSFET conduce, in quel punto qui ci sono 0 volt, dopo qui inizierà a salire la tensione fino ad andare al massimo, perché lui non condurrà più, quindi la tensione viene, diciamo, prelevata o misurata tramite questa resistenza o il relè. Quindi abbiamo visto che il circuito è perfettamente funzionante. Proviamo a variare il valore di questa resistenza, così vediamo come i tempi cambiano. Quindi, dato 450 K, magari la dimezziamo o anche meno, il tempo dovrebbe variare. Eccolo qua. Siamo arrivati a 130
30 secondi e così via. Se io lo diminuisco ancora, 100k. Tempo è ancora più breve, ovviamente anche variando le capacità varieranno i tempi. Con questo è tutto, ci sentiamo alla prossima lezione.